grassi non dovrebbero mai scendere sotto il 20% delle chilocalorie. Più consumiamo carboidrati, più dobbiamo limitare i grassi, altrimenti questi saranno stoccati principalmente come tessuto adiposo. Se si tratta di una dieta chetogenica, i grassi dovrebbero essere almeno il 65% delle chilocalorie. Sei sicuro che stai consumando la dose giusta di grassi giornaliera? Te lo chiedo perché mi trovo spesso di fronte a persone che sottovalutano l'importanza dei grassi nell'alimentazione. Questo non significa che bisogna mangiare ogni giorno panetti di burro, come al contrario qualcun altro poi va a fare, ma significa che è importante avere la giusta quantità di grassi, né troppi né pochi. Quindi ho deciso di fare questo video per rispondere a questa domanda fondamentale. Ciao a tutti ragazzi, sono Filippo Pagani di Fisico da Spartano e benvenuti in questo nuovo video. Allora, quanti grassi bisogna consumare durante il giorno? Se parliamo in termini estremamente generali, uno potrebbe rispondere che, guarda, giornalmente stai sul grammo di grassi per chilo di peso corporeo. E questa è una risposta estremamente generale che comunque non è sbagliata. Ci può stare un grammo di grassi per chilo di peso corporeo. Ma, e qui c'è un grossissimo ma, chiaramente è un dosaggio sparato, nel senso che la cosa fondamentale da chiedersi è soprattutto che tipo di dieta sto seguendo o che tipo di dieta voglio seguire. Perché se parliamo di una dieta chetogenica, è ovvio che non potremo mai stare a solo un grammo di grasso per chilo di peso corporeo. Perché? A meno che non si tratta chiaramente di una persona obesa o fortemente sovrappeso. Perché un grammo di grassi per chilo di peso corporeo, mettiamo che pesiamo 100 kg, giusto per arrotondare, si tratta di 100 grammi di grassi che sono 900 kcal al giorno. Se si tratta di una dieta chetogenica, i grassi dovrebbero essere almeno il 65% delle chilocalorie. Quindi, facendo una botta di conti, di sicuro molto più che un grammo per chilo di peso corporeo. Altro parametro fondamentale in chi segue una dieta chetogenica chiaramente è quello delle proteine, perché le proteine non devono essere troppo elevate, sennò saranno convertite in glucosio e addio alla chetosi. Quindi le proteine non sarebbero mai più elevate di 1,8 grammi per chilo di peso corporeo. Qualcuno riesce a stare in chetosi anche con 2 grammi per chilo di peso corporeo, ma diciamo che è un grado di chetosi inferiore. Anche qui, per quanto riguarda la dieta chetogenica, esistono diversi gradi di chetosi e il grado di chetosi dipende da quante proteine e quanti carboidrati abbiamo poi nella dieta. Detto questo, quindi, dieta chetogenica, quanti grassi? Almeno il 65% delle chilocalorie. Per quanto riguarda invece una dieta high carb, il minimo necessario, perché più consumiamo carboidrati, più dobbiamo limitare i grassi, altrimenti questi saranno stoccati principalmente come tessuto adiposo. Quanti grassi in questo senso? Beh, in ogni caso, anche se stiamo parlando di una dieta high carb, i grassi non dovrebbero mai scendere sotto il 20% delle chilocalorie e più in generale, se vogliamo dare dei grammi, non dovrebbero scendere sotto gli 0,8 grammi per chilo di peso corporeo, perché non dimentichiamoci che sono fondamentali per la produzione di testosterone. E qui mi ricollego a un'altra indicazione fondamentale. Si è visto dagli studi che il testosterone, il dosaggio ottimale di grassi per ottimizzare i livelli di testosterone dovrebbe andare da un 30 a un 40% di grassi a livello giornaliero. Capite bene come in questo caso la classica indicazione di consumare un grammo di grassi per chilo di peso corporeo sia chiaramente del tutto insufficiente. Ma queste sono in generale le indicazioni per i vari tipi di alimentazione. Quindi, ricapitolando, 65% delle chilocalorie per quanto riguarda la dieta chetogenica, minimo, 0,8 grammi per chilo di peso corporeo come limite per un atleta natural che segue una dieta high carb e più in generale per chi vuole ottimizzare i livelli di testosterone tra il 30 e il 40% delle chilocalorie giornaliere. E la quantità giornaliera è solo uno dei parametri per quanto riguarda la gestione dei grassi. Conta tantissimo anche la tipologia, non tutti i grassi sono uguali e, tra parentesi, i grassi saturi non sono il demonio, anzi, sono molto importanti per la produzione ormonale, chiusa parentesi. È importante che ci sia una quantità minima di acidi grassi essenziali, che sono quelli che il nostro organismo non è in grado di fabbricare autonomamente, devono essere per forza di cose introdotti con l'alimentazione o con l'integrazione. Ci sono tutta una serie di cose molto importanti che fanno la differenza e riguardano i grassi, che devono essere assolutamente tenute in considerazione. Questa è una delle ragioni per cui
all'interno del capitolo sull'alimentazione presente nel mio programma Massa da Spartano, di cui trovi i riferimenti nel link in descrizione, sono presenti più video che riguardano la gestione dei grassi e degli altri macronutrienti. Bene, per questo video è tutto, mi raccomando fammi sapere nei commenti cosa ne pensi, metti un like al video se l'hai trovato utile, se ti è piaciuto, iscriviti al mio canale YouTube se non l'hai già fatto e mi raccomando ricordati di attivare la campanella in modo tale da essere avvisato quando caricherò un nuovo video e io ti do appuntamento al prossimo. Ciao Spartano!